La promessa era crescita. Disse una ventina di volte la parola crescita. Vorrei informare che noi abbiamo avuto il calo più grande della storia del dopoguerra, un calo nella crisi quasi doppio rispetto agli altri principali paesi europei. Il fatto nuovo che vorrei farle considerare è che noi ci stiamo staccando per la prima volta nella nostra storia recente dal gruppo di testa dei paesi europei. Altre promesse: abbassiamo le tasse, il federalismo risolverà tutto, facciamo un bel piano per il Sud con tanto di banca, poi qualche minaccia alla magistratura, qualche risaputa rivendicazione di un ruolo internazionale, ma chieda il Nobel per la pace, insomma, siamo a un passo, credo, da questa richiesta. Non c'è abbastanza lavoro in questo Paese, ci vuole più lavoro in questo Paese, l'economia è troppo bassa in questo Paese, come dobbiamo dirvelo? Non terrete a posto i conti con un'economia così bassa, come dobbiamo dirvelo? Ma c'è un Paese reale in carne ed ossa che non vuole più chiacchiere, vuole qualcosa di concreto. Allora, vogliamo farla una riforma fiscale? Noi ci abbiamo una proposta, va bene? Ci abbiamo una proposta per scaricare il lavoro, impresa, famiglia e caricare su evasione e rendite. E basta condoni. Vogliamo discuterne? Vogliamo discutere da alleggerire un pochino gli enti locali, consentire di fare un po' di cantieri, di fare un po' di lavoro e reggere i fondamentali servizi? Allora, voi dite, non veniteci a dire i soldi, voi non potete permettervi di dire a noi la questione dei conti pubblici, perché voi l'avete solo fatti sballare dal 94 ad oggi e noi li abbiamo sempre solo aggiustati. È offensivo che veniate a dire a noi questa cosa, è offensivo. Presidente, lei arrivò con un sogno, lanciò un sogno, poi il sogno è diventato una favola. E la favola si è dispersa in mille bolle di sapone, se lo lasci dire. È questa la percezione che ha il Paese. Noi viviamo ormai nei paradisi fiscali della politica. Le carriere sono al portatore, le leggi sono al portatore. Cara Lega, ma perché? Lasciamo stare, quando vi siete stancati di osannare i vostri ministri, volete spiegarmi per quale diavolo di motivo avete votato tutte le leggi che hanno favorito la cricca, che se le ha fatte lei la cricca queste leggi? Me lo dite perché? Avanti, noi non ci arrendiamo. Voi oggi mettete una fiducia per debolezza. Per debolezza la mettete, perché nessuno vuole in mano il cerino, finito Presidente, nessuno vuole in mano il cerino acceso della crisi, questa è la fiducia del cerino, parliamoci chiaro, questa qui è la fiducia del terino. Non potrete promettere più stabilità, più governabilità a un governo che non sia peggio del peggio che abbiamo visto fin qui, non è possibile. Ci vuole un passaggio che ci porti a un nuovo confronto elettorale, con regole elettorali più civili e con progetti nuovi.